Noi abbiamo scritto una lettera unitaria dei tre segretari generali di Finfiamme UIL alla presidente Meloni, perché evidentemente la questione di Acciaierie d'Italia non è più una questione che può essere affrontata su un solo tavolo ministeriale. Quindi abbiamo detto alla presidente del Consiglio che c'è una questione fondamentale. Avevano detto che si sarebbe saliti da un punto di vista del capitale con il capitale pubblico. Non è successo. Avevano detto che avrebbero investito per fare l'ibridizzazione della produzione, l'AFO 5, per rimettere in piedi la produzione industriale. Non sta succedendo. Negli stabilimenti a me ogni giorno mi arrivano le foto di ora crolla un carroponte, ora si ferma un impianto, non ci sono più neanche le manutenzioni normali necessarie e stanno mettendo a rischio, ed è una responsabilità del governo e da un lato e dall'altro di chi, di ArcelorMittal, stanno mettendo a rischio di incidente le lavoratrici e i lavoratori. Allora, per questo noi abbiamo scelto unitariamente di Finfiamme UIL di scrivere e di darci un tempo. È chiaro che le abbiamo scritto quando non era neanche in Italia. È chiaro che le diamo il tempo di organizzare l'incontro, ma se questo incontro non ci sarà, come abbiamo detto e confermo, ci autoconvocheremo la presidenza del Consiglio. Quindi che tempo? Un mese, due mesi, 10 giorni? Oh, un mese, due mesi. Un mese, due mesi rischia di crollare a pezzi, di spegnersi definitivamente lo stabilimento di Taranto e con quello di Taranto, poi dopo quello di Genova, Novi Ligure e così via. Quindi noi chiediamo che entro settembre ci siano tutte le condizioni, la prima ministra abbia il tempo di incontrare Finfiamme UIL. Lei e i ministri ovviamente competenti o chi lei vuol delegare per affrontare questa questione. Noi abbiamo inviato al governo un documento congiunto, per esempio sull'automotive, Finfiamme UIL con Federmeccanica. Siamo stati bellamente inascoltati dal governo. Qualche giorno fa, insieme l'associazione dei costruttori, insieme con il sindacato industriale europeo, ha scritto alla von der Leyen che ci siano dei problemi che vanno affrontati insieme è del tutto evidente. Il punto è che possiamo avere interessi e ricette diverse per poterlo affrontare, ma c'è un punto. Se si mettono risorse pubbliche, bisogna che si garantiscano gli obiettivi ambientali ma si garantisca l'occupazione. Perché non può succedere come sta succedendo a Crevalcore in questo momento, che siccome c'è la transizione uno giustifica il licenziamento e la cessazione di attività. Perché noi sono 10 anni che facciamo una battaglia per chiedere i processi di transizione che garantiscano l'occupazione. Ecco, quello che non può succedere è che per garantire la rendita finanziaria e gli investimenti degli azionisti come il fondo KKR, che tra l'altro è interessato dalla vicenda TIM, si licenzino i lavoratori che già sono oggi dentro la Marelli. Su questo lo dico per comprenderci. Il governo deve sapere che o ci sono le trattative oppure c'è uno scontro, ma perché lo sceglie il governo la via dello scontro? Noi invece vogliamo negoziare e trattare sulla base degli interessi che noi rappresentiamo e non la buttassero in politica. Perché la cosa per cui abbiamo le bandiere rosse e quindi di per sé noi siamo contro, noi non siamo contro a prescindere. Noi vogliamo negoziare sulle basi delle trattative, perché noi quando costruiamo le piattaforme, vorrei che il governo lo sapesse, quando costruiamo le piattaforme non è che ci sono quelli rossi, quelli blu e quelli gialli, ci sono tutti i lavoratori che insieme ci danno il mandato. E quindi noi abbiamo una legittimazione democratica a negoziare nei confronti del governo.